Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Come vedete sono da Ikea con tutta la famiglia, sono già scappati e siamo venuti finalmente a vedere il divano. Chi mi segue su Instagram già sa che divano voglio prendere, Vimlen, cosa del genere, però voglio vedere un attimo bene i prezzi e bene le misure, quindi sono venuta qui col mio progetto e voglio vedere se riesco a realizzarlo. Vediamo, non lo so. Marek, Marek, attenzione! Marek però relax, eh? Allora, il divano è di questa serie qua, Vimle, dove Marek si sta letteralmente stramaccando. E allora, vediamo se si può comporre anche qua. Allora, come si fa? Non si sa. Andiamo a vedere gli altri divani. Salva la tua combinazione, ma come faccio, amore? Dammi la mano. Vedi dalla mano. Allora. No, questa è la... Ok, allora. No, questo elemento due posti. Ho sbagliato. Facciamo così. Ok, elemento a letto. Ok. E poi elemento un posto. No, non qui però. Lo voglio mettere qua perché non me lo fa inserire qua? Ok. Colore questo ti piace, amore? Molto A me bello. piaceva anche questo colore qua. Sì, però non mi piace sta spondina. Che c'entra sta spondina? Come cosa c'entra? Perché il divano è ad angolo. Hai capito? Ma se io voglio mettere i piedi, tutto qua vicino. Ora invece siamo venuti a mangiarci una bella pizza da rosso pomodoro. Fai vedere la tua. Aprila. Buonissimo. Grazie. Beh, mi sa che hanno sbagliato, infatti. Questa è la tua, mamma. Aspetta un attimo, c'è uno marcio, c'è da Non sono marcia, amore. Com'è la tua? Buona. Un'ultima. Inoltre qua c'è anche l'aria bimbi e noi siamo praticamente davanti all'aria bimbi, eccola qua. Così Marek può giocare e noi possiamo mangiare tranquillamente. Amore, vai a giocare, vai, che tra poco andiamo via. Due giorni dopo, qui abbiamo un piccolo chef che vuole fare le ricette di Benedetta Rossi. Allora, si è preso il libro qui da solo, se l'è mangiato questo. Ha preso la farina, l'acqua, adesso cosa stai mettendo, amore? Il Il latte, latte. basta, mamma, non lo sprecare. Il latte, l'acqua. E sta facendo, ma stai facendo il risotto alla zucca? Sì. Ah, quindi la stai facendo con la farina, il latte di mandorla e l'acqua? Sì, però ci manca l'uovo. Ci manca l'uovo? Spommete, ah, inoltre ci si è anche rotta la porta del frigo, ragazze, ma vabbè, piccoli dettagli. E quindi vorresti prendere anche un uovo? Aspetta. Sei proprio un piccolo chef. Purtroppo mamma non ha più uova perché deve andare a fare la spesa, non sono andata proprio questa settimana. Perché ragazze, come vi ho detto nello scorso video, ho lavorato un sacco, non ho avuto tempo di fare niente. Ma fammi vedere un po'. Adesso cosa fai con questo? Io aggiungerei un po' di farina. Altra farina, però devo aggiungere altra acqua. Acqua e farina. Attenzione alla tazzina, questa qui che alla mamma gli piace L'ultimo tanto. pizzico di farina. L'ultimo pizzico di farina e Perché? voilà! Ma hai letto bene la ricetta, Marek? Questo risotto alla zucca? L'hai letta bene? Mettetelo vicino, tieni.
Ecco qua. Intanto noi siamo barricati in casa perché ci sono 40 gradi fuori, ho acceso il condizionatore e ce ne siamo qui, mamma, belli tranquilli. Dimmi, amore mio. 40 gradi. Qua ha fatto pum la finestra. C'era un po' di vento, amore. La persiana si è chiusa. Comunque, ragazze, siamo a 2 giorni dopo. Cosa c'è? Vuoi il grembiule? Te lo metto subito. Siamo a 2 giorni dopo, oggi per me è lunedì. E Marek stamattina non l'ho mandato a scuola proprio perché, come vi ho detto nell'ultimo video, ha avuto sabato, scusatemi, venerdì, questo colpo di calore dovuto comunque dal tanto caldo. Poi a scuola fa anche ancora più caldo. E siccome oggi qua da noi davano 37 gradi, ho detto, sai che c'è, io stamattina me lo tengo a casa. E preferisco così. Da domani si abbassano un pochino le temperature e dovrebbero iniziare anche le piogge. Quindi da domani lo riporto a scuola perché lui andrà a scuola fino al 30 di giugno. E niente, oggi è stato con mamma, sta con mamma, oggi pomeriggio andiamo a trovare la mia mamma, andiamo a trovare la nonna, intanto sta facendo un macello questo bimbo qua sotto. Tra poco viene a prenderci zio. Sì, tra poco viene a prenderci zio Nico e andiamo tutti insieme dalla nonna. Adesso basta. Adesso basta, sono scocciato. Ah, basta acqua. Comunque, giustamente a casa si annoia, io stamattina ho dovuto pulire perché... Ma Marek, però piano con l'olio, mammina, eh? Io stamattina ho dovuto pulire casa, lui si è un po' annoiato e adesso mi ha detto posso cucinare qualcosa, però voglio fare tutto. Basta amore, l'olio non si spreca, mamma, costa tanti soldini. Voglio fare qualcosa da solo, sinceramente io lo lascio fare, lo lascio giocare con la fantasia. Molto meglio che usi un po' di ingredienti che mi servono per cucinare che stare con il telefonino, il videogioco, la televisione, sono cose che io odio. Glieli lascio, perché è vero ragazze, io glielo lascio, lui ha i suoi videogiochi col tablet. E no, basta olio amore, perché sennò poi diventa troppo pesante. Però non esiste che tutto il giorno fa questo, c'è un'ora al giorno, ci sta, io gli metto il timer, lui lo rispetta, di più sinceramente no, non voglio che passi le sue giornate davanti a queste cose, non mi piace, preferisco che pasticci un po' in cucina, un po' qua, un po' là, ma che bravo, e poi gioca tanto con la fantasia, lui piace un sacco. Niente, comunque, alla fine... Il detersivo nella roba da mangiare. Serve il grembiule. Allora, qua sotto il grembiule, amore. Comunque, io di nuovo la cucina un disastro, perché eccolo qui, mamma, tieni, mettiti il grembiule. Perché ho cucinato. Presto vedrete anche le ricette che sto preparando. Sì, amore, vieni qua. Presto vedrete anche delle ricette nuovissime che sto preparando, super, super buone, buone, buone. E vieni qua che ti metto il grembiule. Quindi praticamente devo ripulire tutto da capo. Però adesso vado su di sopra, perché su oggi non ho ancora fatto le pulizie e ho un disastro, come vi ho detto... Ho trascurato un sacco tutto, non solo la casa, ho trascurato il canale, ho trascurato tutto questi giorni che ho lavorato tantissimo. Poi ragazze, vi ripeto, io sì, sto lavorando, però non sono più abituata con i ritmi che avevo una volta che lavoravo tutti i giorni, quindi mi devo un po' riprendere. Comunque, capelli sono la pazza. Una parolaccia. Hai detto una parolaccia. No, tu l'hai detta. No, l'ho detta. Comunque... Abbiamo comprato il divano, adesso mentre Marek chef cucina vi racconto tutto. Ecco qui, mi metto qui, bella bella, con questi capelli meravigliosi. Allora ragazzi, abbiamo finalmente comprato il divano nuovo. L'ho cercato tantissimo, sapete quanto io abbia cercato il divano? Ormai erano tipo 4 mesi. Gli fai vedere la foto del divano? Prendila, vedi se la trovi. In quella busta gialla, dove c'è il robottino. Comunque, abbiamo girato un sacco, ho girato un sacco e alla fine ho scelto il divano che volevo. Allora, siamo stati da Ikea e sinceramente a me piaceva molto e mi ero proprio fissata sul bimle. Ma io, tra modo, infatti, come vedete, questo è lì in giù, non è lì in su. Vi stavo dicendo che mi ero fissata col bimle e ci ho ragionato tanto 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 e aveva il letto che si apriva, non scorrevole come questo qui, ma proprio il letto che si apriva e inoltre lo potevo comporre come volevo io, però poi quando siamo andati lì da Ikea l'ho fatto vedere a mio marito, lui già non gli faceva impazzire più di tanto.
Poi diciamo che il prezzo era buono, il prezzo del divano. Il divano veniva 1350 euro. Vi lascio qui di fianco come l'avrei voluto comporre e il tessuto che avrei utilizzato era totalmente sfoderabile, il che è per me ottimo. E, però poi, una volta andati lì, per farci fare la scheda e tutto, praticamente, intanto Marek non vi dico che sta combinando. Che bello che lo adoro. Ok, due cose in più da lavare, no problem. Comunque, veniva a fare 1350, ma col trasporto e il montaggio, cioè il trasporto e il montaggio ci veniva a fare più di 300 euro. Al che io e mio marito, sinceramente, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma anche no. Quindi siamo andati da un'altra parte. Alla fine abbiamo optato per prenderlo da Conforama. Vi lascio sempre qui l'immagine del divano, che non sarà assolutamente così. Questo è il tipo di divano, ma è un divano componibile, quindi una cosa che cercavo era poterlo comporre, come dicevo io, e farlo su misura, e siccome dalle altre parti dove lo volevo fare sempre su misura mi costava un occhio della testa, qui per fortuna rapporto qualità-prezzo devo dire è ottimo, poi l'ho potuto fare su misura come voglio io, non ho la composizione da lasciarvi della misura, però al massimo dopo vi faccio vedere la foto che mi ha fatto la Ciao, zio ragazza, il Pino. disegno, ciao zio Pino. Comunque, e niente, l'ho scelto allora in microfibra a letto, però come questo qui che il letto si estrae da sotto e non bisogna aprire tutto il divano, quindi si chiama panchetta relax in realtà, però anche noi qui per esempio su questo divano ci dormiamo, quindi è a letto. E poi volevo prendere anche la seduta reclinabile elettrica, ma o il letto o quella, altrimenti dovevo aggiungere una seduta in più. Va bene, amore, altrimenti dovevo aggiungere una seduta in più, ma poi veniva troppo grande perché io qua sul lato scala ho come misura 2,30, mentre da questa parte non ho moltissimi problemi. Comunque il divano misura 2,30 x 2,62, quindi con le... No, scusatemi, misura 196 x 2,62, quindi con le misure ci siamo. Alla fine ha vinto mio marito per il divano angolare. Io mi sono battuta fino all'ultimo per il divano lineare perché per me era la soluzione migliore, ma non c'è stato verso di convincerlo e lui mi ha detto, guarda, tu scegli tutto quello che vuoi, ma il divano è il mio regno. Ti prego, fammi mettere becco. E quindi gli ho fatto mettere becco. Questo divano, voi chiederete cosa farai con questo divano che è nuovo, l'hai comprato solo l'anno scorso. Allora, abbiamo un po' di opzioni. Uno, abbiamo di tempo fino all'8 luglio di portarlo indietro da IKEA e farci fare un buono del prezzo originale, proprio del prezzo in cui l'abbiamo preso del divano. Non ce l'ho, amore mio, mannaggia. Glielo andiamo a comprare, va bene. Comunque, quindi potrei portarglielo indietro da IKEA, ho tempo fino all'8 di luglio, e farmi fare un buono del prezzo che ho comprato il divano, che sono 399 euro se non sbaglio, il che non è male perché comunque ho il buono e visto che da IKEA ci vado sempre, poi dovrei sempre fare la cabina armadio, ci sta. Oppure ho pensato di portarlo nella casa che ha la famiglia di mio marito in Calabria. Così buttiamo quel divano vecchio e portiamo questo. Mi sono un pochino informata, anche mia suocera si sta informando. Io mi sono un pochino informata e da quello che ho capito costa un occhio della testa trasportarlo. Mi costerebbe di meno andare lì e comprare un divano simile nuovo. Quindi non so se è un'opzione valida. Anche mio marito mi ha detto: guarda, tu la fai facile perché io lo voglio portare in Calabria. Così anche per noi quando dormiamo, no? Cioè, anche noi lo usiamo tanto. E lui ha detto, tu la fai tanto facile, a parte che poi mi ha portato fino al quarto piano, perché con la spedizione te lo portano fin sotto casa, poi va portato su al quarto piano senza ascensore, perché lì nella casa in Calabria non c'è l'ascensore, sarebbe la casa di zia Grazia, che saluto io. Bacio. Tanto Marek, che stai a combinare, mammi? Ah, la vuoi proprio infornare sta torta? Non accendere il forno, adesso viene mamma. Comunque, attenzione, amore, attenzione, attenzione, attenzione. E bisognerebbe poi portarlo su. Mio marito ha detto, ci sono solo io, come me lo porto su da solo? Possiamo portarlo io e lui insieme, ma è pesantissimo questo divano, è davvero pesante. In più se lo deve montare, in più bisogna portare giù l'altro. Quindi mio marito ha detto, secondo me la tua non è un'ottima idea. Facciamo prima piuttosto a cambiare e comprarne uno. E niente, oppure ragazze, lo metto in vendita su Marketplace, sicuramente lo vendo. Vabbè, niente, vi ho raccontato tutto e scusatemi se vi annoio con le mie mille chiacchiere, adesso corro da Marek che vuole infornare la sua torta. L'hai infornata? Sì.
No, no, amore, non lo accendere il forno, però. Facciamo finta. Ma non lo accendiamo davvero. No, giusto? Sì, grazie. No, amore, non lo possiamo accendere davvero. Questo è un gioco. No! No, è una cucina vera. È il risotto di zucca. Vuoi fare? Coffee? Sono le 3:30, io adesso chiamo mio fratello così vado da mia mamma, anche se non ho finito tutte le pulizie, però non importa. E inoltre devo stirare, ma quanta roba da stirare, non avete idea. Aspetto solo che finisce la lavatrice e poi andiamo. Comunque, mi sono dimenticata di dirvi il tessuto che ho scelto, il colore del divano com'è, perché voi avete visto la foto, quello è il modello del divano, si chiama il modello Vanity di Conforama. Però quello è il modello, poi appunto essendo componibile io lo posso comporre come voglio. Vabbè, qui c'è giusto il disegnino della struttura con tutte le misure. Quindi qui c'è la parte dritta che va verso il muro, poi qua c'è la seduta d'angolo e qui c'è un'altra seduta. Quindi in totale è un divano da 4 posti, va benissimo, noi siamo in 3, quindi va più che bene. E mio marito voleva stendere le gambe. Questo è un pochino più grande di quello di Ikea da questo lato, mentre da questo lato è più piccolo. Quello di Ikea misurava 2,68, mi ricordo, 2,75, questo qua misura 2,62. Però da questa parte quello di Ikea era 171, questo qui è 196, così mio marito ci sta con le gambe distese. E come figura, diciamo, del divano, la composizione è simile a quella lì di Ikea, solamente che questo è più ciccioso, più, come posso spiegarvi, più coccoloso, mi sa più di divano, e poi proprio lui, cioè io quando l'ho visto ho detto no, voglio lui, e mio marito gli piaceva un altro modello, che a me sinceramente non piaceva tanto, non era brutto ma non mi faceva impazzire, e poi era troppo grande, mio marito pensa che noi viviamo in una reggia, ma in realtà questa è una casetta, cioè non è, mi sento di dire che è una casa piccola, perché comunque è bella spaziosa, bella ampia, abbiamo due camere da letto, due bagni, una cabina armadio, qui sotto l'open space abbastanza grande, quindi non mi sento di dire che è una casa piccola, però non è neanche una casa grande in realtà, e sono 100-105 metri quadri suddivise in due piani, cioè non mi sembra così grande come casa. Lui ha un'idea un po' diversa di casa nostra, quindi per lui il divano più grande e meglio è, ma in realtà no. No, non è così. E quindi siamo riusciti ad arrivare a un compromesso. Comunque ho scelto il tessuto in microfibra perché è più facile da pulire, da tenere pulito, me l'ha consigliato anche la ragazza che c'era lì, rispetto al tessuto. Quindi l'ho scelto completamente in microfibra e ho preso un colore molto chiaro, ve lo lascio qua, il più chiaro che c'era, proprio il più chiaro in assoluto. Mio marito ha detto, ma sei pazza, colore così chiaro, con Marek. La ragazza mi ha detto, stai tranquilla, questo tessuto è anti bambino, anti cane, anti gatto, non preoccuparti, non si dovrebbe neanche graffiare, rovinare. Quindi è vero che con il tessuto in microfibra l'abbiamo pagato un pochino di più, però chi se ne frega, nel senso che ok, tanto quel divano è quello e quello deve essere per almeno altri 10 anni, ho trovato finalmente il mio divano definitivo e sono veramente contenta perché mi piace un sacco, ragazze. Arriverà, anche questo non vi ho detto, arriverà tra gli inizi e la fine di agosto, comunque nel mese di agosto, essendoci le vacanze di mezzo d'agosto, la ragazza ha detto, io ti dico, anche se qua mi dà la disponibilità la prima settimana di agosto, il 4 agosto più o meno, metto io ti dico che non arriva prima di fine agosto, cioè potrebbe arrivare a metà agosto, ma noi a metà agosto non ci siamo, siamo in vacanza e quindi ce lo faremo consegnare direttamente a fine agosto. Non importa, così ho più tempo per vedere come fare con questo divano, che da quello che ho capito mio marito lo vuole vendere, quindi vediamo un pochino. Niente ragazze, io chiudo qui questo video, mi finisco il mio caffè così vado a farmi la 78esima doccia. Anche a Marek, poverino, anche lui sta morendo di caldo. Così andiamo da mia madre e poi stasera mi metto a stirare che sta un pochino meglio, un pochino più fresco. Questi giorni da pioggia io me lo auguro perché qua c'è una siccità che fa paura, ragazzi. Non so se avete sentito i telegiornali. Comunque, perdonatemi, io non vi voglio annoiare, lo so che chiacchiero tanto, però innanzitutto volevo anche chiedervi scusa, ecco, ora mi ricordo cosa volevo fare. Se non riesco a rispondere a tutti i vostri commenti subito, ma magari dopo
una settimana, vi rispondo a qualche commento che mi avete scritto una settimana fa, ma ragazze, con i ritmi lavorativi, il caldo, che io lo patisco tanto, voi lo sapete, per me il caldo è terribile, cioè già quando ci sono 28 gradi io sto male, figuriamoci fuori che ne abbiamo 38, il caldo, Marek, che comunque è da gestire, voi sapete che io comunque con Marek ci gioco tanto, sto tanto dietro, come tutte le mamme in realtà, quindi Marek, i suoi impegni, la fine della scuola, tutte le cose che stiamo organizzando, il lavoro, ragazzi, che seppure sono solo 3 giorni lavorativi a settimana, comunque mi impiega tanto tempo, quindi non riesco a fare più tutte le cose che magari riuscivo a fare prima. YouTube, perché comunque fare video, creare contenuti, montare il video, editarlo, fare la copertina, rispondere alle mail, le collaborazioni, stare dietro alle aziende, sono tante cose che mi impegnano veramente tanto la testa, quindi perdonatemi davvero. E mamma mia, che capelli, cioè, sono inguardabile. Vabbè, comunque perdonatevi se non riesco a rispondervi a tutte. Mi avete anche chiesto, Chiara, se è riuscita ad acquistare la lavatrice. No, perché stiamo cercando, cioè, la lavatrice giusta. Sto facendo un po' come con il divano, finché non ho trovato quello giusto 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 non l'ho comprato. Col divano ci ho messo 4 mesi, non lo so se con la lavatrice ci metterò 4 mesi, non credo, perché non penso di avere 4 mesi di tempo con la mia lavatrice. E spero di riuscire a trovarla prima che questa si rompe. Da Media World, sul sito di Media World, quella che avevamo visto della Beko non è ancora disponibile. Il prezzo 3,99 era ottimo, quindi vediamo quando torna disponibile. E intanto ci facciamo altri giretti con mio marito per vedere di trovarne una buona, con una buona classe energetica, e che non ci faccia spendere però un patrimonio, perché sinceramente anche no. Niente ragazzi, chiudo il video, sto parlando da tanto tempo, perdonatemi, spero di non avervi annoiato, lo spero vivamente. Noi ci vediamo venerdì con un nuovissimo video, un bacione,